Tante volte abbiamo detto a lezione che la pedagogia interculturale è collegata alla storia e alla cronaca. Ebbene, le migrazioni di profughi ucraini dell'ultimo mese verso varie nazioni europee e nello specifico verso l'Italia ci mostrano ancora una volta quanto questa affermazione sia vera. E alcune studentesse mi hanno scritto, mi hanno chiesto che facciamo, come ci comportiamo con questi bambini. Prima di tutto occorre accoglierli in classe, accoglierli bene. All'accoglienza prima di tutto penseranno i dirigenti scolastici, ma poi ciascun educatore e ciascun insegnante deve fare la sua parte. È bene che si tengano in memoria almeno alcune delle idee raccolte dai libri studiati. Per esempio, non proporre un'educazione basata sull'emergenza dei fatti che stanno accadendo sul momento e neppure offrire un'educazione frammentata in pezzettini, separati, pensando che questi arrivi siano brevissimi, siano temporanei. Probabilmente non è così, saranno arrivi che andranno avanti per molto tempo. I bambini e i ragazzi che arrivano oggi nelle nostre classi. Non sappiamo quanto resteranno, probabilmente resteranno molto a lungo. Dunque è necessario che gli insegnanti e gli educatori agiscano sul lungo periodo, con l'obiettivo della continuità, così da poter incidere in positivo sull'identità in formazione di tutti. E attraverso gli strumenti di un'educazione attiva, proprio gli educatori e gli insegnanti devono far comprendere a tutti i ragazzi presenti nelle classi che i coetanei che in questi giorni stanno arrivando dall'Ucraina portano con sé altre idee sul mondo e sulla vita, altre abitudini di vita, ma anche altre abitudini di scuola. Probabilmente molti di loro sono abituati ad altre metodologie. Le metodologie della scuola italiana per molti di loro saranno davvero delle novità. E poi portano con sé altri riferimenti culturali legati alle tradizioni del loro paese, altre visioni di luoghi, altre conoscenze tecnologiche. Forse innovative tanto quanto quelle dei ragazzi nativi italiani, o forse anche più ancora innovative, non lo sappiamo. Occorre metterci tutti alla prova. E gli educatori e i docenti devono trasmettere agli studenti l'idea che i nuovi compagni di classe che arrivano in questi giorni portano con sé speranze e aspettative e ricordi della loro terra, dei luoghi che abitavano fino a solo pochi giorni fa, cioè fino a che non sono partiti in modo forzato, in modo così tanto drammatico. Perciò occorre insegnare a non avere un senso di pietà nei loro confronti, ma piuttosto un senso di rispetto, un senso di solidarietà e la volontà di proseguire insieme, di mettere a comune le conoscenze, le storie di vita, i saperi. È proprio compito della scuola indirizzare gli allievi a dare valore a questo evento migratorio così grande, così enorme e così inatteso. E a vederlo come un evento positivo, sicuramente per i bambini e per i ragazzi che arrivano, ma anche per chi è già presente nelle classi. Questi nuovi paesaggi etnici che le nuove migrazioni stanno costruendo, sono costituiti da sfondi di persone in movimento, dentro i quali noi stessi viviamo. E dobbiamo educare i nostri studenti a vedere se stessi all'interno di questi paesaggi, non al di fuori. Certamente questa grande migrazione dall'Ucraina avrà bisogno di tempo. Chi arriva in Italia in questi giorni, spinto dalla tragedia della guerra, inevitabilmente si trova a vivere il contrasto fra la cultura d'origine e quella di accoglienza. Soprattutto per i minori si tratta di portarsi dietro le proprie abitudini e la propria lingua e saperle intrecciare con nuove abitudini e una lingua nuova. Per tutti, dunque, il tempo è un fattore necessario per pensare in modo interculturale per tutti. La scuola può fare molto, insegna un'apertura intenzionale verso il mondo di chi arriva da profugo, con l'obiettivo di creare insieme un mondo ambiente che sia di tutti. E le classi possono davvero diventare delle piccole comunità di memoria dove ciò che di drammatico è stato vissuto possa essere rielaborato, ma anche tutto quello che di positivo c'era nella vita precedente, per poter ripartire proprio da lì, per una ricostruzione futura, che al momento appare quanto mai incerta.